che ha fatto con un LP. E quindi siamo in una fase di mezzo, essendo noi molto legati appunto al rapporto con il nostro pubblico dalla rete e poi usando l'elettronica come mezzo per strutturare i nostri brani, credo che questo sia un ulteriore nostro modo di far sì che i Subsonica siano qualcosa di diverso, che siano i Sì, assolutamente sì. Nel senso che è anche l'unico momento, visto che ognuno ha la propria vita, siamo cresciuti, non viviamo più di gomito a gomito come era una volta quando dormivamo 52 nello stesso letto, senza fare allusioni, però insomma abbiamo vissuto dei periodi di stretta amicizia e collaborazione, ecco. E quello è l'unico modo, insomma, poi più che altro utile per riavviare anche un po' le macchie nelle relazioni, che devo dire tra noi in realtà non sono mai state particolarmente problematiche. Per certi versi, ci tengo a sottolineare, per altri sì. In realtà quando siamo insieme noi ci divertiamo anche molto, quindi questo tratto distintivo di amicizia che poi durante appunto la giornata vera e la quotidianità si perde per fornire le proprie cose da fare e tutto, viene poi ricementato ogni volta che ci presentiamo a Cantalupa, quindi è anche più facile, no, mettersi a lavorare sulle cose. Eden è stato un po', oltre ad essere l'anteprima di tutto il lavoro, è stato anche l'esemplificazione del processo, proprio l'archetipo di questo modo di lavorare, quindi pensionato in maniera molto semplice, facciamo veramente la vita quasi dei Boy Scout, nel senso che arriviamo lì, ci piazziamo le nostre camerette, apriamo il nostro beauty case e tutto, dopodiché cominciamo, ci montiamo insomma le due o tre cosine che abbiamo, cominciamo a suonare, chiacchieriamo molto, ci interrompiamo, non è una vera routine di mestiere, no? Quindi anche il piacere di stare insieme, terminiamo sempre verso l'ora di cena. Vicio cucina. Micio cucina bene, è un po' pesante, però Cosa cucini, Micio? Cosa cucina? Ma quando mi sono espresso, devo dire che ho elevato la cucina, e mia moglie può essere la persona che può dire che è vero, ho elevato la cucina a un 2.0, perché comunque si trova 5 persone che alla fine hanno gusti, beh, molto semplici, devo essere onesto, cioè sono tutti, apprezzano molto, però Max Quando mi tipo... fai un plateau di Esatto, aragoste e le gusta, ospiti, lì sono Max ha poveri. problemi di celiachia, Idem Samuel anche, per cui devi un po' anche sperimentare. Siamo da provincia di Achiemo, potete vedere con la sua piadina. Partivo al mattino a fare la spesa, dal pesce, vabbè, dalle rollatine di pollo, che allora mi sono piaciute molto, al pesce, alle verdure in tutti i modi, di tutto di più. Però appunto c'è la varietà, la sfida, che poi comunque è molto simile anche alla musica, alla fine, di miscelare gli elementi al punto giusto senza sbaccare da una parte all'altra. Te ne conto almeno 18 di periodi difficili, però tutto sommato li superiamo sempre. Guarda, la fortuna e la sfortuna di essere in un gruppo è che se è vero che siamo 5 teste pensanti, ma anche 5 teste di cazzo, la grossa verità è che proprio perché siamo più teste, siamo anche abbastanza fluidi, quindi non c'è mai, come dire, tutti e 5 con un'idea diversa, quindi non disgreghiamo mai completamente. Allora c'è sempre quello che devo dire, tra noi l'intelligenza di fare magari un passo indietro rispetto a tutti, poi periodicamente abbiamo fatto tutti un po' la pecora nera in questione, però Periodicamente, sì, però insomma c'è sempre stata l'intelligenza che implica comunque il corollario di qualità, quindi il rispetto dell'amicizia, del lavoro fatto insieme, di quello che abbiamo creato, delle persone che lavorano, cioè sono tante le cose che poi ci tengono insieme. credo che sì, un po' rompe il fatto che qualcuno abbia un progetto parallelo, perché è come se venisse un po' a defraudare qualcosa, un po', non so, dentro casa tua. Però in realtà poi è anche vero che un progetto parallelo significa anche linfa nuova artistica. E anche forse per un periodo, è un periodo di così, Poi noi ci si siamo un po' toglie dal. come i The Flappard, non nel senso che abbiamo il batterista senza un braccio, però per fare un disco ci mettiamo 5 anni. È anche vero che in quei 5 anni, cioè uno C'è il può tempo fare il di. dentista, però magari fa anche un'altra musica. Prodotto no, quindi il loro pezzo. Sono secondo me tre ragazze molto simpatiche. Cosa che sembra piacevole, sono molto molto brave. Molto molto brave, dotate secondo me. Una cosa che mi ha incuriosito, che X Factor hanno appioppato questa cosa qua della fantasy, delle orecchiettine, in realtà sono molto più streghette che fatine. Sono più da pentolone.
pentolone ribollente. Infatti, tanto sono delle grandissime fan dei Massive Attack. Quello che noi raccontiamo sempre un po' il presente, quello che stiamo vivendo. In questo album forse c'è il racconto di un... c'è anche un po' un'idea di quello che ci piacerebbe nel presente. C'è anche, dopo aver magari puntato il dito più sulla problematica, su quello che forse il più oscuro c'era in noi e intorno a noi, in questo album... Sia nelle sonorità che nelle tematiche abbiamo cercato invece di sottolineare le cose che ci possono rallegrare, che ci possono rendere più felici la vita, che ci possono... quindi anche se non del tutto il mondo ha iniziato il percorso di salvezza che fra qualche anno ci vedrà in un Eden, ma quello un po' è l'idea che noi abbiamo, che vorremmo che il mondo prendesse. Quindi in realtà non è proprio da identificare come una cosa che sta accadendo veramente, ma come una speranza. Per quello che si parlava di un disco più di speranza, più aperto. È uno dei codici, una delle cose che mi sento di aggiungere alla descrizione di questo album che abbiamo utilizzato è l'ironia. Forse per la prima volta... dall'inizio della nostra storia, tutti i sorrisi che ci siamo concessi diciamo in tutta la comunicazione extramusicale, tipo noi abbiamo un approccio tendenzialmente abbastanza ironico e fra di noi ridiamo moltissimo quando siamo insieme, quando non scorre il sangue veramente non le facciamo le foto. Questa cosa per la prima volta abbiamo tentato di portarla anche all'interno dell'album e quindi non ce ne vorranno i nostri le persone che ci seguono, ma penso che comunque troveranno anche un po' di complicità in queste cose, ma ci sono dei brani che nascono proprio al di là di Benzino Gosci o come così dei respiri più solari o proprio a volte anche con dei pezzi decisamente ironici. Il pubblico si affeziona a quell'album non solo perché il gruppo fa quella musica lì e perché quella cosa lì, ma perché quelle persone in quel periodo della loro vita hanno ascoltato quella musica lì. Quindi anche quando stiamo per far uscire un nuovo album e vedi che c'è un'attesa come se venisse fuori un nuovo microchip emozionale ogni volta, in realtà è un'attesa che chi pensa, chi ragiona in quei termini lì non può che rimanerne deluso, perché innanzitutto microchip emozionale è stato un album fatto da persone che avevano 10 anni in meno e quelli che l'hanno ascoltato e che lo rivorrebbero anche loro avevano 10 anni in meno, quindi ricreare quella sorta di alchimia è impossibile, sarebbe un errore, sarebbe un fallimento proprio in partenza. Quindi l'idea è ogni volta cercare di andare ad analizzare il lato emotivo di te che non hai in qualche modo aperto, che non hai fatto fiorire. E nella nostra storia le cose che ci mancavano di più erano questa visione della possibilità, del solare, della cosa un po' più gioiosa e l'ironia, come diceva prima Max. Quindi quando abbiamo optato istintivamente, non credo, non ne abbiamo nemmeno parlato di questo che è venuto fuori automaticamente, queste due cose qua sono state le due scintille che hanno preso più vita, che sono venute fuori perché molto probabilmente tutti quanti sapevamo che quelle erano due parti di noi che non avevamo ancora ben fatto fiorire, fatto là si respirava un'atmosfera veramente particolare, come se si fosse scoperta una cosa le cui potenzialità erano evidenti e anche io mi ricordo molto delle emozioni più che non della musica. E rispetto invece a Eden, quello che posso dire, per quanto evidente che la fase sia ancora in corso, quindi non ci sia la lucidità necessaria per giudicare bene quello che è stato, però in questo disco vedo una grandissima, diciamo, concentrazione e consapevolezza di cosa significhi essere musicisti di un gruppo importante e questo soprattutto in relazione a un evento, diciamo, piuttosto spiacevole che ci è capitato nell'anno passato legato alla nostra gestione manageriale, che con tutto il disastro che ha provocato, però quantomeno
ho fatto tira bruciata di una certa modalità di vedere il gruppo e ne ha aperta un'altra fatta di grande partecipazione, di grande diciamo protagonismo nelle scelte. Siamo passati da una sorta di modalità buco nero in cui le persone che ci gestivano ci comunicavano più o meno cosa fare senza sapere bene cosa ci fosse dietro certe scelte, a una situazione in cui dalla più piccola scemenza alla decisione più importante ci sentiamo prima di tutto noi responsabili, artefici del proprio futuro. Questa cosa di Subsonica l'hanno sempre avuta molto chiara, a dire la verità, però c'è stato un periodo soprattutto legato al post Eclissi in cui ci siamo un po' fatti, diciamo, ci siamo un po' persi, e questo nuovo modo secondo me può portarci molto lontano. Ricordo molto bene invece il periodo di Terrestre, a livello di energia molto positiva, che per esempio in Amore Matico era un po' mancato, c'è stato un po' di tubo, mentre invece Terrestre aveva dato una sorta di solarità. Sarà anche che l'abbiamo partorito, che era primavera, tipo adesso, e non so, c'erano stati dei momenti anche sempre a Cantalupa dove l'abbiamo generato, c'è stata tanta gioiosità tra di noi, e poi che il disco sia venuto più o meno bene non ne so a parlare, perché non mi va neanche di farlo, però il periodo è stato davvero bello. E forse adesso sembra che ci sia di nuovo un pochino quel tipo di attitudine. Non è male, così, non mi dispiace. Ma sì. Guarda, tu non vai bene con l'espressione, tu neanche, però come... no, però come atmosfera non mi dispiace. Vedi? Ok, adesso ragazzi proviamo a concentrarci sulle espressioni. Decisamente. Faccio questo. Dai un aggettivo, andiamo per aggettivi. Ok, allora... Sono dei margini di miglioramento. Sì, meno coccinella che salta sul prato, più... Io mi aggreggio di un po' più ribello nel campo di fiori. Qua nel ridere queste colazioni di ridere, più ancora di stesso. Proprio così. Questa va masterizzata da Mike Marsh. Ma io sai che fa, faccio anche il vestito, questo fa la copertina, con del topo. Arriva, è un verticale. No, sputare proprio... Dai! Ora si fa la copertina con questa, è un verticale. Si può busta nel paginone centrale. Vabbè, sì, nel senso. No, nessuno frequenta, guardate, no. È vecchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esami.
No, scusami, corsi, in realtà non so se sono esami passati questi. No, esami. Però non c'è il voto. Non c'è il voto, se li scritti lui. Se li scritti lui. Dovrebbe almeno aggiungere il voto, dai. Questo esiste. C'è almeno metà di tempo. Cosa ha provato a fare? Qualche... Secondo me la fiera tipo la centro e la remano proprio di passare. C'è proprio un accanimento da parte di rispetto alla norma, proprio eccesso di zero anche, perché io sentendo gli occhi mi diceva sì, cioè adesso prendiamo pixelato, ah, però mi sento tanto bene, sono incazzatissimo. Non vince la collisione, spinto indietro ma mantiene il possesso di palla. Ancora Orfiera, questa volta serve il piede, attenzione, è un pericolo. Allora è perso lì davanti, da quel lato, e allora Italia ancora col possesso e rischia già di andare in Orfiera. No, va bene, dobbiamo tenere, è una difesa su, la difesa inglese è già stata bloccata due volte a ridosso dei recuperamenti, non c'è un grande placaggio, credono di fare una partita abbastanza semplice, il problema è che Italia. Come sto giocando? Io sono andato a vedere la televisione internazionale con l'Irlanda, un leppone. Ha conosciuto il radio bergamasco. Cazzo! Ma come ha fatto? Come ha fatto? Non c'è nessuno. Ci sono tre situazioni da vedere e gli anni che abbiamo di rischi in particolare. Allora, io ci terrei a presentare un pezzo del nuovo album che si intitola Sul Sole. Sul Sole è il pezzo più leggero, il pezzo più solare dell'album ed è una sorta di brano di rottura, di distacco da quella che potrebbe essere un po' anche una sorta di lungo legame o di situazione un po' schiacciante che si può provare in determinate situazioni, quindi un distacco, un abbandono di questa parte un po' asfissiante della nostra vita per andare a ricercare la leggerezza, quindi un po' è rappresentato da questa persona che a un certo punto decide di essere un bambino di 8 anni e scappare dalla città per andare verso a sdraiarsi sul sole. E questo è il brano forse meno rappresentativo di Subsonica di quest'album, però che ha delle grosse possibilità anche per un suono futuro dei Subsonica. Noi abbiamo sempre in quasi tutti i nostri album inserito una sorta di virus, un piccolo un germe di qualcosa che poi sarebbe maturato nell'album dopo. Ecco, questo credo possa essere il germe di un eventuale sound che potremmo sviluppare più avanti. Il diluvio. Il diluvio è un pezzo che ha una base drum and bass e si riaggancia inevitabilmente alla storia di Subsonica, in quanto in passato questa matrice ritmica è stata già ampiamente utilizzata, però ci faceva piacere sperimentarla aggiornando soprattutto la matrice sonora, che in questo caso è prettamente digitale, soprattutto per l'utilizzo del basso creato attraverso un movimento di LFO. Allo stesso tempo però è anche contaminata da suoni più pulp, ad esempio la chitarra va molto in questa direzione. La struttura di questo pezzo è tipicamente
la struttura dei pezzi più, più dense, che si allaccia a espedienti storici già usati tipo dai Prodigy in pezzi tipo Autospace, cioè quelli di avere un inciso prettamente, prettamente reggae, senza ritmica, che poi dà via a una parte strumentale molto incalzante con un cantato ragga. Il testo del Viluvio è un testo che ha scritto Max, racconta di, degli elementi di discontinuità del passato, delle reminiscenze, di quando ti cambia la vita e non sai neanche bene cosa è successo, di tutti gli stati emotivi legati a passaggi forti della tua adolescenza, la perdita della verginità, il nascere di una certa coscienza sociale, il fatto di trovarsi in piazza a protestare, e racconta di come uno può vivere nel presente ma anche ricordarsi di eventi del genere passati nella propria adolescenza. Dunque, L'Angelo è la canzone che chiude il disco, è la canzone insomma più romantica, e in realtà è stata la prima canzone che abbiamo scritto per questo disco, perché è nata quando ognuno era ancora sparso a fare le proprie cose in vari mari, in giro per il mondo, e dopo 2 anni che non lavoravamo insieme, quando abbiamo cominciato a parlare rispetto al fatto di fare un disco nuovo, di tornare insomma a stringere un po' le fila, si chiacchierava tanto insomma, ma si suonava molto poco. Allora io mandai questa mail ai miei soci dicendo: ehi raga, che dite, cominciamo a fare un altro disco? Io tra l'altro avevo scritto questo, infatti avevo scritto una versione in pseudo inglese dell'Angelo, che è rimasta sostanzialmente uguale, quindi è una canzone molto semplice, c'è un synth e una voce che canta. E sono contento perché insomma questo piccolo pezzo che dura un paio di minuti alla fine è diventato il cerino che poi ha acceso tutto il lavoro per il sesto disco, quindi che dire, è anche un bene che chiuda il disco. Prodotto interno lurido, non si può essere artisti in Italia in questo momento ed essere completamente indifferenti a quello che sta succedendo. Adesso, indipendentemente dal fatto che noi non abbiamo mai nascosto il nostro pensiero, le nostre sensibilità politiche, in questo caso però diciamo l'argomento è uno di quelli che potrebbero tranquillamente essere sviluppati nell'arco di un intero album, magari sono anche artisti che lo stanno facendo. Noi abbiamo creduto fosse importante innanzitutto andare un po' oltre a quella che è la questione della singola figura politica e anche dell'ingombro che questa persona ha nel nostro immaginario, ma cercare invece di analizzare più a fondo la questione, cioè indipendentemente dalla personalità politica in questione, è forse necessario in questo momento capire che le tossine di questi ultimi anni di sistema politico-culturale sono entrate in circolo nel costume, nella comunicazione, nella vita di tutti quanti, nel sovvertimento dei valori. Ecco che nel prodotto interno lurido andiamo ad individuare un pochettino tutta questa cosa, e per evitare di fare un pezzo di semplice denuncia, cioè di denuncia per la denuncia, abbiamo preferito tradurre questa cosa in un'esortazione, cioè un modo da dare anche un risvolto positivo, energico, cioè libera l'Italia subito dal prodotto interno lurido. Significa tutto quello che è evidente, ma forse anche qualche cosa che deve far riflettere su quanto sia estesa l'azione di questo prodotto interno lurido. Dal punto di vista musicale è un pezzo molto insolito, perché incomincia con questa specie di marcetta sul rullante, all'inizio sembra un po' provocatoria, che poi, diciamo così, già prevedendo una sorta di drammaturgia da concerto, esplode in un insieme di tutti gli strumenti. E abbiamo mescolato un pochettino degli inserti prog, però elettronici, con le tastiere di busta. L'abbiamo orchestrato in modo un po' prezioso in certi punti. Samuel ha fatto un approccio, ha tentato un approccio vocale, secondo me molto, molto riuscito. L'ha cantato quasi da pelle rossa, cioè ha cercato di immaginare un po' questi lupi nel bosco, che poi sono le ombre cinesi, chiaramente anche qui c'è un riferimento
alla, insomma, al monopolio culturale, economico-culturale della Cina di, questo, di questi anni. Tra gli dèi, è uno dei primi pezzi nati dalle session di nostri ritiri pseudomontani e bisogna dire che è rimasto abbastanza simile al, al finale, se non che abbiamo, per prima cosa, ho utilizzato due arrangiamenti che verranno tutti due utilizzati, uno sul disco e uno per un'altra versione. Mi tocca in particolare come pezzo perché, vabbè, oltre a aver suonato non nella versione che finisce sull'album il basso, in modo che era anni non mi capitava, ossia con la tecnica dello slap, nella versione invece che è finita sul disco non ho suonato il basso, ma tante chincaglierie e percussioncine varie, tra cui uno strumento che non so assolutamente come si chiami, che mi è stato regalato da mia moglie Natale scorso, che è una sorta di, chiamiamola una frusta in legno, che facendo così con le due mani ci fa scrack e si sente a un certo punto del pezzo durante la strofa, fa un accompagnamento ritmico. Poi ho suonato il triangolo, robe da farsi prendere per il culo per i prossimi 10 anni a venire, ma non il triangolo solo, tink, un po', ti 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 ti, e le maracas. Sono espresso da percussionista. Questo mi rende particolarmente felice perché non avrei mai pensato nella mia vita di registrare in un disco di Subsonica delle percussioni. E poi ne parlo anche perché è uno dei miei pezzi preferiti, ad essere onesto. Credo che sia una versione di Subsonica un po' più attuale del, del solito, più quasi come se fosse una virata verso l'R&B più sporco o verso certe ritmiche più classiche dell'hip hop. Mi sembra che sia un buon aggiornamento, un buon Subsonica 2.0. Non so se gli altri sono d'accordo, parere strettamente personale. Parliamo di Serpente. Allora, Serpente ne parlo io perché è un po' in ogni album di Subsonica c'è un brano scritto da me che in qualche modo fa intrasentire questa matrice un po' reggae. Io ho suonato per diversi anni, ho anche composto con gli Africa Unite in un'altra vita precedente, e quindi pezzi come Preso Blu, come Sole Silenzioso, come Alibi, insomma in ogni album c'è. Mi piace, ma penso comunque anche gli altri lo colgano con molto volentieri, una piccola, una canzone che comunque ha questa componente in modo abbastanza marcato. In questo caso però, soprattutto con Ninja, che condivide con me una passione per la dubstep, il pezzo, questa melodia un po' giamaicana, è stata piacevolmente complicata. Cioè, da un lato gli abbiamo dato un basso e una scansione ritmica, un po' più data da una chitarra, con un sincopato molto particolare, con degli accenti tipici della musica dubstep, ai quali però abbiamo sovrapposto sul finale un muro di chitarre di derivazione tipicamente rock. Pensiamo con ciò di aver fatto, che ha creato qualcosa che forse non esiste ancora in natura, almeno noi non abbiamo ancora ascoltato della musica dubstep, cantata in questo modo, con questa sovrapposizione, questa contaminazione, questa sovrapposizione proprio di livelli molto evidente nella parte finale del pezzo. Il testo è un testo che fa parte di quei brani che compongono una sorta di concept, identificato nel titolo dell'album, che è Eden, il serpente, insomma non bisogna neanche scervellarsi più di tanto, e diciamo così, riprende un po' nel mito dell'Eden la tentazione, e quindi è un testo sulla tentazione. Per la prima volta un disco di Subsonica non è stato registrato nello storico studio quartier generale Casa Sonica di Piazza Vittorio, perché quel posto non è più agibile, non c'è più. Per me però era importante non perdere un luogo che fosse comunque nostro, anche se quello studio prevalentemente era mio, frutto di esperienze, di lavori, di acquisizione di materiali precedenti a Subsonica. Quindi strappandomi un pezzo di cuore, spostandomi di 400 passi, perché li ho contati apposta, da Piazza Vittorio al quartiere vicino Vanchiglia, che è un po', come dicevamo in un altro momento di questa chiacchierata, il simbolo della rinnovata creatività della città. Il quartiere Vanchiglia è un posto in un perimetro molto piccolo che ospita 120 studi creativi, gallerie d'arte e altre esperienze comunque legate alla nuova creatività cittadina. Ecco, in un seminterrato di questo quartiere Vanchiglia ho pensato di portare tutte le attrezzature e le macchine acquisite nell'arco degli anni e di costruire una nuova casa anche
per i Subsonica, perché la nostra storia è legata comunque ai luoghi e d'accordo, noi potremmo anche decidere di registrare un album e magari un giorno lo faremo in giro per il mondo, ma per questa nuova fase forse era importante ancora avere un radicamento, un posto. E quindi in questo studio abbiamo cominciato a lavorare praticamente quando ancora i muratori stavano finendo con la realizzazione più tecnica, e, insomma, un po' contro il tempo, un po' contro le più funeste previsioni, siamo riusciti ad arrivare alla fine di questo sesto album qui, in questo studio che ho ribattezzato Andromeda Studio, che ospiterà sicuramente ancora molte delle nostre, al di là del fatto che saranno album o esperimenti, o insomma, che sicuramente sarà lo scenario di alcune nostre sperimentazioni, di tutto quello che andremo a fare di qui in avanti, al di là del fatto che si tratterà di album o di chissà che cos'altro, e che sarà anche la dimora per altre esperienze musicali, come in passato è stato lo studio di Casa Sonic di Piazza Vittorio. Abbiamo pensato che fosse importante appunto non smarrire il senso del luogo, del proprio luogo, all'interno del quale puoi gestire con molta serenità gli orari, il rapporto anche con delle figure professionali, dei tecnici che sono cresciuti con noi, come Gianni Condina per esempio, che è stata una figura indispensabile, cioè l'uomo di studio praticamente. Quindi noi abbiamo fatto tutta la parte di realizzazione, di arrangiamento, tutto ciò che non era stato precedentemente deciso nella casa di campagna l'abbiamo realizzato qui, poi per il mixaggio siamo andati invece a Milano e per la masterizzazione siamo andati poi a Londra. Katsuaki Iwasaki, che non è una parolaccia, ma è il nome di questo artista giapponese che ha fatto questa illustrazione di Saturno, che noi ci portiamo appresso dai primi anni 90 dalla Casa Sonica, ce la siamo portati nel nuovo studio. E devo dire che questo lavoro è attraversato da alcuni fenomeni di sincronicità abbastanza incredibili. Quello di cui parlo adesso è un po' meno incredibile, però è comunque curioso il fatto che XL stia realizzando un numero sul Giappone, sulla tecnologia. Noi andando a cercare dei riferimenti estetici per questo Eden, a partire da, appunto dal lavoro dei ragazzi di Trulli Design, abbiamo cercato di indagare un po' in tutta la materia di riferimento che fosse, cioè, estetica, che fosse in qualche modo, se non solare, in qualche modo luminosa, tra virgolette, positiva. E abbiamo trovato dei riferimenti molto solidi in Oriente, in particolar modo con l'esperienza estetica giapponese. Cioè, non è un caso che nella cultura occidentale sia più difficile relazionarsi con, stando alla larga dai luoghi comuni, con una materia più costruttiva, propositiva, fra virgolette, sonare. E uno dei motivi per cui indosso questa maglietta, che abbiamo indossato anche in un servizio fotografico di un illustratore che si chiama Kiki, e proprio perché abbiamo trovato in quel contesto estetico alcune forme che abbiamo ritenuto adatte per essere indossate, per in qualche modo descrivere un po' questa nuova fase Eden dei Subsonica. È stato molto difficile tra l'altro arrivare, perché comunque è una metrica molto ritmata, l'italiano si presta pochissimo alle parole ritmate. E lui ha chiesto proprio di, cioè tutti e due in qualche modo abitando nelle vie vicine a Palazzo Nuovo, che insomma è il polo delle facoltà umanistiche, siamo stati per quest'anno comunque in contatto sotto casa, avevamo le manifestazioni degli studenti, quindi era una cosa che nel nostro quotidiano era proprio molto, molto presente, e è stato lui a pensare che quello fosse un brano adatto a questo tipo di tema, insomma di rappresentazione. Chiaramente è difficile perché cioè è diventato facile nel momento in cui abbiamo più estrapolato tutta la componente
politico-ideologica, cioè quindi alla fine ci siamo limitati a, dare una fotografia anche un po' sensoriale di quello che stava succedendo, utilizzando le nostre esperienze passate, cercando di leggere attraverso gli occhi dei ragazzi che stavano manifestando cose in un momento assolutamente importante, necessario, cruciale. E ci abbiamo lavorato insieme. È stato un testo lungo, perché in queste, come in molti brani nostri, succede di dover buttare via delle parole che sono, che sarebbero semplici, fondamentali, perché semplicemente suonano un po' bloccate o suonano appiccicate. E quindi abbiamo sempre, finiamo di fare un testo con una, diciamo, una discarica di termini chiave che poi teniamo, io ho proprio degli elenchi di parole chiave attorno alle quali si possono costruire delle intere strofe, ma non sempre riusciamo a utilizzarle, quindi dopo un laborioso, sembra un po' di giocare a Sudoku ogni tanto. E poi c'è da dire che Samuel si affeziona moltissimo, a mio avviso a volte anche un po' troppo, al suono delle parole in finto inglese che hanno i pezzi quando incominciano a essere i primi esperimenti. E allora davvero ogni tanto, sì, questo gioco al massacro di dover buttare via termini che sarebbero di per sé, risolverebbero molte, molte immagini, molte costruzioni, e diventa molto faticoso. Ecco, direi che Sudoku rende veramente l'idea. Ah, ti dicevo, il graphic designer, come lo voglio chiamare, ha questo sito che si chiama Evident Elephant, in onore della nostra Giulia. Che elefanti di cognome, io. E hanno il sito? Sì, assolutamente, anzi, mi piglio il collo così lo segno. Avete un po' da dire? Sì. No, l'ho lasciato a casa. Ah, beh, no, ho l'iPad, non c'è problema, provo a vedere anche tu. Sì, il problema è che adesso ho però sul wifi, non so più fare la password. Non mi identifico. Collego il mio. Giulia Elefanti. Budget un pochettino più basso, sarà una regia prevalentemente digitale che però si affaccia su quella sala di ripresa lì. Beh, altro, ti facciamo fare la ripresa del vecchio registratore a nastro, noi facciamo ancora la registrazione analogica, la batteria di Ninja che ho assolutamente sempre solo nel nastro. Questa bella lavatrice. Registrato a 2 pollici. Ci abbiamo fatto un microchip emozionale con questo. E abbiamo registrato Amore Matico quasi tutto con questo microchip. Abbiamo registrato tutto su questo. E ancora adesso, nonostante il digitale sia ormai sia strautilizzato, tutte le batterie le registriamo ancora con il nastro analogico, alcuni bassi li facciamo ancora col nastro, poi li passiamo successivamente in digitale. C'è la sala di strumenti? Il cesso è un cesso ancora proprio. Non c'è, bellissimo, bellissimo. Ah, mi stai seguendo? Stanno facendo un reality. Questa è la sala? Questa è la sala degli strumenti. Qui ho fatto un gabbiattino che
Ovviamente si è vuoto, però tutto piastrellato, tipo bagno. Ovviamente quando vai a cantare nella doccia che tutto... abbiamo ricreato quelle condizioni, più che altro per le chitarre, chitarre, alcune percussioni, per avere un suono un po' più da piastrella, molto vivo. E qua c'è il radio di mio padre, che oggi non c'è. Ah, quindi siamo ancora insieme. Totò, nascondi le canne. Ciao. 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 Che palla. La tela prima. Questo è lo spazio di Ferruccio con tutti i suoi nastri, vinili, videocassette. Cos'è rosa caldo blu? Non lo so, l'ultimo pistolero. L'ultimo pistolero è invece un cortometraggio carino con Franco Nero, che lui ha fatto, di cui lui ha curato la produzione, che ha vinto anche qualche premio. Io sono Francesco Sena, vivo e lavoro a Torino. Che cos'è questa opera? Allora, questa opera si intitola I Dinti. Sono una serie, questa è una della serie, saranno 10, 15, possono essere tantissime. E appunto il titolo I Dinti, è un omaggio ai dinti e agli sconfitti, che in questa società contemporanea, come dire, sono, non si vedono più, sembrano spariti, ma in realtà ci sono solo ricoperti, un po' come ricoperto questo lavoro, che è eseguito ricoperto di cera. Ogni rivolo è fatto con una siringa, cioè se la cera viene presa dalla siringa e poi rivolo per rivolo viene così iniettata sopra. Benvenuti al Teoli Design Studio, accomodatevi. Teoli Design è uno studio che si occupa di comunicazione visiva. Nasciamo circa 3 anni fa come entità commerciale e ci occupiamo di tantissime tipologie di lavori diversi. Facciamo dal graffito su commissione al dipinto, agli artwork, come nel caso di Subsonica per il loro album, e ci occupiamo di grafica in genere, illustrazioni, insomma mille cose. Dove può stare la nostra creatività, noi andiamo. Solitamente quando ci accingiamo alla fase creativa per un album accendiamo i sensori sulla città, è una delle nostre fonti primarie di stimoli. E la città di oggi ci racconta di una scena i cui protagonisti sono ragazzi fra i 20 e i 30 anni, una scena molto vivace, molto diversificata, che va dalla musica alle arti visive, alla comunicazione, al web design. E quindi per esempio per la copertina di questo album abbiamo girato l'angolo, che è il nostro studio qui in Banchiglia, un quartiere molto significativo di questa stagione creativa, e ci siamo rivolti al collettivo writer, ex writer, post writer e creativi Truly Design. I Truly Design sono un po' in questo momento i local heroes per quanto riguarda tutto ciò che va dall'arredamento di un locale alla grafica di una serata. Sono molto amati, sono molto presenti e loro abbiamo chiesto di provare a declinare in una forma visiva questo tema dell'Eden. E lo hanno fatto tra l'altro con una tecnica molto particolare chiamata anamorfismo, mi sembra di capire che loro in Italia siano fra i più pratici di questa tecnica, che è una tecnica di disegno prospettico. Quindi chi prenderà in mano l'album vedrà una stanza con un piccolo Eden da cameretta un po' postmoderno e penserà a una semplice sovrapposizione grafica, magari rimarrà anche un po' deluso. Invece aprendo il booklet interno o girando l'album dall'altra parte ci si renderà conto che questo semplice disegno che fluttua in mezzo a una stanza è un disegno realizzato fisicamente e fotografato,
È una realizzazione che tiene conto di tutta la profondità prospettica della camera. Voglio dire, è più difficile spiegarlo che non guardarlo, quindi comunque l'invito è: prendete il CD e non limitatevi a guardare la copertina esterna, ma apritelo e svelate un po' il gioco all'interno del booklet. La nostra collaborazione con i Subsonica nasce all'incirca a metà dicembre. Il gruppo era già pronto era già nelle fasi finali di registrazione dell'album e hanno pensato di interpellarci assieme a quattro altri studi per partecipare a una sorta di band di idee. Tutti gli studi hanno fatto la loro proposta e noi siamo stati fortunati nel conquistare i loro gusti. Il lavoro che abbiamo deciso di sviluppare con i Subsonica trae spunto dai nostri esperimenti che facciamo in strada. Abbiamo sperimentato nell'ultimo anno e mezzo un progetto di anamorfismi. L'anamorfismo è il disegno, un disegno su parete, su una moltitudine di pareti che però può essere visto da un unico punto di vista. Se l'anamorfismo viene visto da un diverso punto di vista, diventa quasi un disegno astratto, una composizione astratto. Per loro abbiamo lavorato sul concetto di Eden, che è anche il loro singolo, ricreando appunto questo Eden in una qualsiasi stanza in subaffitto che si può trovare qua a Torino, che qualsiasi studente o qualsiasi persona come noi affitta, non potendo arrivare a fine mese serenamente e non potendo permettersi un alloggio tutto per sé. In pratica diventa un Eden domestico dove uno sogna quello che non ha. Questo è il lavoro che abbiamo sviluppato per i Subsonica. Sulla sinistra è la stanza com'era e sulla destra come l'abbiamo trasformata. Abbiamo creato questo anamorfismo appunto da quest'unico punto di vista, quello da dove la camera ha fotografato, si può ricomporre questa illustrazione. In realtà, se fossimo all'interno della camera, non ci sarebbe nulla di tutto ciò, sarebbe quasi un astratto. Si vedrebbero sì delle foglie, ma non si potrebbe ricomporre l'intero disegno se non da quest'unico punto di vista. Ci siamo spinti oltre rispetto all'anamorfismo classico, che in tanti trattano, non solo noi naturalmente. Dipingendo su qualsiasi parte, abbiamo dipinto il soffitto, il pavimento, ma anche il cuscino, le imposte, armadi e qualsiasi oggetto fosse fra noi e la superficie. Okay, questo è l'interno del libretto con i particolari e i testi montati sopra. Per metterci qualcosa di più personale, abbiamo deciso anche di disegnare un font appositamente per il Subsonica, col quale abbiamo composto tutti i titoli dei pezzi e la scritta Eden. Teoli Design sviluppa anche tutta una serie di opere d'arte assolutamente svincolate da una logica commerciale, come succede invece per il resto dei lavori che prevedono una committenza. Queste opere che stiamo vedendo fanno parte di una mia serie, si chiamano Trasparenze e sono dei ritratti di alcuni dei protagonisti della street art, della scena torinese. In questi lavori lavoro sulla fusione di scatti multipli in un'unica immagine. Spesso rappresentano stati d'animo discordanti di un medesimo soggetto e vengono impresse in un'unica figura.